Alessandro Curioni, scrittore, imprenditore informatico, ma soprattutto padre, ha incontrato gli studenti Sernini presso l'Auditorium Unità d'Italia per parlare ai ragazzi del conflitto generazionale tra i nativi digitali e i loro genitori. Noi ci nascondiamo dietro una sorta di scusa, e la scusa è quella: tanto ne sanno più loro di me. Non è vero, perché noi come genitori abbiamo l'esperienza vissuta di 30, 40, 50 anni, del non accettare le caramelle dagli sconosciuti ai giardinetti, che non è diverso dal non accettare l'amicizia degli sconosciuti, dal non andare in certi posti che possono essere pericolosi, al non visitare certi siti che possono essere ugualmente pericolosi. Gli strumenti li abbiamo tutti, soltanto che abbiamo questa terribile pigrizia che ci affligge e rispetto alla quale facciamo molta fatica a fare attenzione a quello che fanno i nostri figli, a supportarli, e quindi vale la pena trovare una scusa. Questa casa non è un hashtag, il titolo emblematico del libro, con lo scrittore che vuole fornire ai genitori gli strumenti necessari a ridurre il gap generazionale con i figli, per i quali ormai lo smartphone rappresenta un universo imprescindibile. Per i nostri figli, quelli che per noi erano oggetti separati, la televisione, lo stereo, la sveglia, l'enciclopedia, ormai sono tutt'uno e sono tutti dentro lo smartphone. Quindi innanzitutto distinguere tra quella che può essere una dipendenza, per esempio il fatto che mio figlio o mia figlia stanno attaccate 8 ore al giorno non allo smartphone ma a Instagram, 8 ore al giorno a giocare a un videogioco, ecco, quella è una dipendenza, ma il fatto che abbiano sempre in mano questo oggetto è normale. Immaginatevi se vostra madre vi avesse detto: domani non guardi più la TV, non senti più la musica, non leggi più i libri, non puoi più fare telefonate, non senti la radio, probabilmente avevate ucciso qualcuno, non so, avevate fatto qualche disastro enorme. Ecco, quindi prima distinzione. Seconda distinzione: evitate di restare ciechi, cioè partecipate alle loro attività sociali anche sulla rete. Non necessariamente bisogna essere invasivi, la cosa più importante è avere informazioni, perché se loro ci raccontano con chi giocano, come giocano, a quali giochi giocano, chi sono i loro amici su Facebook o su Instagram, noi saremo in grado come genitori di aiutarli molto più facilmente. Quindi, e ultimo consiglio, forse il più importante, ricordatevi sempre che il primo esempio per i vostri figli siete voi. Per quanto loro possano anche a una certa età dire: ma c'è, avere vari loro idoli, i genitori restano il primo esempio.